Il Pacheco continua la sua corsa verso la Serie D. La squadra cara al presidente Marino, infatti, nonostante i propositi di salvezza, ha un rollino di marcia ragguardevole. Si sbarazza del Profavara per 2-0, ma andiamo a vedere gli highlights. Al quarto, occasione per il Pacheco con Renzo Parisi che tira a pari il portiere della Profavara Rizzuto. Occasione ancora per i padroni di casa, calcio d'angolo di testa Agate manda la palla alta. Occasione per gli ospiti con Mariano Cordaro, il cui tiro viene parato dal portiere che spedisce la sfera in calcio d'angolo. Alla 31esima occasione ancora per gli ospiti con Mercurio, la palla sfila di poco sul fondo. E con le immagini passiamo alla ripresa. Al quarto minuto il gol del Pacheco con il numero 9 Marino, come potrete apprezzare dalle immagini. Grazie a questa marcatura il Pacheco sblocca il match garantendosi i 3 punti. Occasione ancora per i padroni di casa con Testa, il cui tiro viene respinto da Rizzuto con i piedi. Al 29esimo ancora azione per i padroni di casa con Scarpitta, il cui tiro termina di poco fuori. Un minuto dopo arriva il raddoppio del Pacheco con il solito Davide Testa che con la sua calma glaciale aspetta l'uscita del portiere e poi lo beffa con un dribbling e palla che termina in fondo al sacco. Ultima emozione al 40esimo per il Profavara, il tiro di Cusumano viene parato dal portiere di casa. È tutto dal Mancuso di Pacheco, vi ricordiamo il punteggio, il Pacheco batte il Profavara per 2-0. Continuiamo con il nostro primo obiettivo che è quello della salvezza e poi vediamo naturalmente. Abbiamo vinto un'altra partita, ritengo sofferta, perché queste sono dal mio punto di vista le partite più difficili. Vedi oggi la Rivera Marmi con il Castelbuono, squadre magari un po' più abbordabili, ma poi mettono grinta, mettono giocando pure bene oltretutto, dunque è una partita difficile. Sono contento della vittoria ma non della prestazione. Questa squadra deve capire che se entra nell'ottica di affrontare con la massima determinazione tutte le squadre allo stesso livello, e allora sa giocare a calcio e lo fa anche bene, vedi domenica a Troina. Al momento in cui sottovaluto un attimino l'avversario, magari per vicissitudini varie, succede quello che è successo oggi nel primo tempo e nel primo tempo di Campofranco. Fortunatamente poi abbiamo trovato il gol e poi l'abbiamo chiusa. Però è stata molto sofferta oggi. È successo che l'avevamo preparata così la gara e ci eravamo riusciti. Poi è successo che, secondo me, la partita è stata viziata da un gol che a quando è fuori gioco, a mio avviso, e da là è saltato tutto, perché poi dovevamo andare a cercare di recuperare. Mettiamoci pure che il secondo gol gliel'abbiamo regalato. Senza nulla togliere a Pacheco, perché Pacheco è la prima della classe, una buona squadra, e giocano bene, io lo sapevo. Però purtroppo l'episodio del primo gol mi lascia deluso, perché non si può fare gol dalla linea di porta e non essere in fuorigioco. No, ma noi, considerando che oggi giocavamo con 6 juniores, che stiamo aspettando adesso di fare qualcosa nel mercato di riparazione, sono contento di quello che abbiamo fatto, perché non ci siamo chiusi, abbiamo avuto pure qualche opportunità al primo tempo per pungere, e alla fine ci può stare la sconfitta a Pacheco, ma la mia rabbia è il gol irregolare.